Freestyle, b-boys, graffiti, DJing, MC. Sono tutti termini tipici della cultura hip hop ormai noti a tutti. Nei primi anni 70, epoca in cui il genere è nato, fu la musica che permise ai neri, reduci da sanguinose guerre tra gangs, di esprimersi nei block parties, le feste di quartiere, dove si ballava la breakdance, dove i rappers si divertivano sfidandosi e intrattenendo la gente, dipingendo graffiti sui treni per dimenticare anni e anni di oppressione. Quattro sono le sue principali discipline: il writing, ovvero l'arte dei graffiti, il breaking, l'insieme di quei balli spinti al limite delle possibilità fisiche, il rap, ovvero l'arte di comporre rime su una base, infine il DJing, che riguarda il controllo del giradischi e dell'impianto. In pochi anni l'hip hop si è diffuso in tutto il mondo, arrivando anche in Italia circa una ventina di anni fa. Siamo venuti ad Altamura a informarci su questo genere di musica hip hop da più da vicino, perché ci sono qui con noi Casa del Fico, che sono... Ciao, il mostrino. Cosmischi. ZZ. Nino. Loro sono qui per farci conoscere un po' più da vicino questo nuovo mondo e soprattutto per farci conoscere una realtà che, anche se può sembrare lontana, perché sappiamo che la musica hip hop è nata in America, può farci conoscere ancora di più questo genere di musica qui nelle nostre zone. Infatti volevo proprio chiedervi come mai fate questo tipo di musica, da dove è nata questa vostra passione? È nata principalmente, penso, a me, parlo per quello che mi riguarda, o da quando l'ho sentita, da quando ho sentito determinati bassi, suoni, mi è piaciuta subito il modo di cantare, il modo di rappresentare degli MC, mi è affascinata sin dall'inizio. All'inizio l'ho ascoltata, l'ho seguito concerti, ho comprato dischi, poi a un certo punto della mia vita ho incontrato un uomo chiamato Zizzetto e un uomo chiamato Kosmischi e abbiamo provato a farla. Cioè, meno male ci siamo riusciti, penso. Poi è chiaro che non deve essere io a dire che ci siamo riusciti, ma qualcun altro. Chi è, diciamo, il leader del gruppo, comunque, colui che cura tutti i pezzi? Il leader non lo so chi è, diciamo che lo sono tutti e tre, perché lavorano allo stesso modo, con lo stesso impegno, e lo fanno anche piuttosto bene, diciamo. Chi è invece che scrive i pezzi? So che sei tu, vero? Vabbè, io mi occupo della produzione musicale. Salve. Niente, poi alla fine i pezzi così lavoriamo sempre in tre. Di solito succede che facciamo freestyle, cioè preparo una base e poi sopra ci divertiamo a canticchiare quello che ci viene, la prima cosa che ci viene. E poi lavoriamo su questa intenzione. Da quanti anni sono che fate questo genere di musica? Comunque da quanto tempo siete insieme e come vi siete conosciuti? Ah, l'hai azzeccata la domanda da fare a me. Allora, noi ci siamo conosciuti in maniera distaccata, cioè ci siamo conosciuti prima con Zizzetto, poi per sfortuna abbiamo conosciuto anche Nino, vabbè, poi abbiamo conosciuto Donato e nel 97 in una situazione un po' strana, cioè, suonavamo noi due, ci hanno staccato la corrente mentre suonavamo, quindi siamo venuti qua a completare in questa casa dove già Donato con gli altri della Yendai già abitavano in questa casa. Come mai questo nome? Vabbè, ciao, qua, mua. Io sento alcuni dei vostri pezzi, sono in dialetto. Prima mi stavi raccontando un po' proprio questa storia della musica che si trasforma da luogo in luogo. Io ho trovato nel mio dialetto delle sonorità, delle cose molto belle, delle cose che mi sembravano addirittura simili all'inglese, e per cui ho riscontrato una sonorità che non ho riscontrato nell'italiano, ma anche perché questa è una cosa proprio quasi grammaticale, ti spiego. Nel dialetto ci sono pochissime consonanti, quando la maggior parte dei dialetti tagliano le ultime consonanti, per cui se non c'è la consonante finale, la vocale finale, ci sono molte più consonanti. Quando la parola è priva di vocale, è piena di consonanti, è molto più fluida e più sonora. Molta parte del linguaggio è slengata, cioè è creato un modo di parlare personalizzato proprio, diciamo, dei termini personali, sì, che usiamo. Ma credete che questo tipo di musica sia un tipo di musica accessibile a tutti o comunque bisogna avere un determinato senso, non so, sì, all'interno, non lo so, i ragazzi devono avere un determinato senso del ritmo, così come per suonare uno strumento qualsiasi. Forse si è risposta da solo, cioè alla fine se hai una sensibilità musicale la puoi sviluppare. Secondo me può essere fruibile da parte di tutti il rap, e nessuno si deve spaventare se vede i pantaloni larghi
cioè non c'è bisogno di mettersi i pantaloni larghi per fare il rap, l'importante è essere sinceri e farlo per bene, cioè farsi prendere, voler festeggiare alla fine, perché è nato così, è nato con delle feste l'hip hop in America, un modo per far congregare i neri che stavano nei ghetti, allora loro facevano queste feste con questo tipo di musica diversa da quello che facevano la massa, diciamo, sì, con la discodenza appunto. Si muove da uno stato di disagio per arrivare alla felicità totale. È stata un po' deviata la spiegazione dell'hip hop in Italia, almeno, cioè si è spiegato un po' male, in maniera un po' confusa, anche perché forse l'hip hop è una cultura molto giovane nel nostro paese, appena 10 anni. Dalle nostre parti la scena hip hop è ancora più giovane rispetto alla scena hip hop italiana, come ti posso dire, dal punto di vista discografico, dal punto di vista dei ragazzini che si avvicinano a fare questa cosa. E sarebbe opportuno, capito, chiarire delle cose, a differenza di quello che è successo a Milano, a Torino, a Roma, in altri posti in cui si sentiva più a scazzare, più a scontrarsi con gli altri. Cioè era più la cultura dell'adolescente disadattato, come ti posso dire, anche artista, perché pur che, cioè, faceva i graffiti, si mette a screcciare, cioè lo stesso esprime se stesso in un certo modo. Però non in maniera costruttiva, ma distruttiva, cioè per dimostrare che esiste. Però attenzione, questo concetto esiste pure nell'hip hop, è quello del b-boy fiero. Cioè alla fine io faccio le rime e sono fiero di quello che faccio, però non è che faccio il cazzone che dico le mie rime sono più belle delle tue, uè. Cioè attenzione, questo è successo in Italia per diverso tempo e la situazione è degenerata parecchio. Il 23 noi siamo al Tam Tam di Biceglie e suoniamo in contemporanea insieme, in fusione con un gruppo di Roma, Colle del Fomento. Suoniamo con loro il 23, vedo che ti piacciono, quindi sei invitata alla festa. Sono dei grandissimi amici, è nata questa idea di fare CDF al quadrato, perché Colle del Fomento e Casa del Fico è tutto CDF, e quindi facciamo un live insieme, più ci sarà una gara di breakdance dal pomeriggio con premi, con giuria da Grosseto, da Brindisi, e quindi un modo per far congregare i neri che stavano nei ghetti, allora loro facevano queste feste con questo tipo di musica diversa da quello che facevano la massa, diciamo, sì, con la discodenza appunto. Si muove da uno stato di disagio per arrivare alla felicità totale. È stata un po' deviata la spiegazione dell'hip hop in Italia, almeno, cioè si è spiegato un po' male, in maniera un po' confusa, anche perché forse l'hip hop è una cultura molto giovane nel nostro paese, appena 10 anni. Dalle nostre parti la scena hip hop è ancora più giovane rispetto alla scena hip hop italiana, come ti posso dire, dal punto di vista discografico, dal punto di vista dei ragazzini che si avvicinano a fare questa cosa. E sarebbe opportuno, capito, chiarire delle cose, a differenza di quello che è successo a Milano, a Torino, a Roma, in altri posti in cui si sentiva più a scazzare, più a scontrarsi con gli altri. Cioè era più la cultura dell'adolescente disadattato, come ti posso dire, anche artista, perché pur che, cioè, faceva i graffiti, si mette a screcciare, cioè lo stesso esprime se stesso in un certo modo. Però non in maniera costruttiva, ma distruttiva, cioè per dimostrare che esiste. Però attenzione, questo concetto esiste pure nell'hip hop, è quello del b-boy fiero. Cioè alla fine io faccio le rime e sono fiero di quello che faccio, però non è che faccio il cazzone che dico le mie rime sono più belle delle tue, uè. Cioè attenzione, questo è successo in Italia per diverso tempo e la situazione è degenerata parecchio. Il 23 noi siamo al Tam Tam di Biceglie e suoniamo in contemporanea insieme, in fusione con un gruppo di Roma, Colle del Fomento. Suoniamo con loro il 23, vedo che ti piacciono, quindi sei invitata alla festa. Sono dei grandissimi amici, è nata questa idea di fare CDF al quadrato, perché Colle del Fomento e Casa del Fico è tutto CDF, e quindi facciamo un live insieme, più ci sarà una gara di breakdance dal pomeriggio con premi, con giuria da Grosseto, da Brindisi, e quindi chi vuole capire cos'è l'hip hop, chi gli piace divertirsi può venire il 23 a Biceglie. We are funky, funky man, delle tartarughe verdi grandi fans, in psycho trance, se sopra il piatto gira, soga dance della carra. Preme il funk, è fondamentale come il quark, grezzo e duro come una twin spark, anni 80 come Mindy e Mork, concettualmente in alto sembra can, ti fa pizzare le orecchie come il grande dottor Spock, rende il tuo sguardo pari a quello di Cyclops. Lucida come
lo speaker span, profuma di ginseng, miliardi di electron volt, che verbalmente metto figlio delle nella città che sciupi, colori cupidi, rupi, se zpin attacca Boogie Man, corto come una graziella, senza la sella, lo stesso col mio Francis Balla, ti fare stare a galla, come i romani, Gallia è bella e non esiste Asterix, Obelix, Felix, Mixtex, Wheeler, Dixie, Swing, cha 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 ching, che ti difende dai viti, sgranato per un po' di pixel il mio funk, coerente con Mino FX col punk, anche beat a posto, andando perché Asma per, quando sto che so po' beat, stamma sende, we are funky, funky man, nuovo culo insieme a me, ci da sinda funky man, Asma per. Se volete ascoltare la nostra roba, comprate il disco in uscita prossimamente in tutti i negozi di dischi. Casa del Fico in Adiria è il nome del disco. In Adiria perché dallo slang significa ci siamo nell'aria.